Innanzitutto stiamo cercando di portare avanti un tema che secondo me è rilevantissimo, quello di fare squadra, perché l'Italia centrale rappresenta proprio la cerniera di questo paese e quindi il tema è rilevante proprio per lo sviluppo dell'intero sistema paese. Naturalmente dobbiamo creare quelle condizioni abilitanti per le nostre imprese perché possano fare impresa nei nostri territori e i temi rilevanti sono le infrastrutture materiali e immateriali che servono a farci uscire da un isolamento che purtroppo ci sta in qualche modo ingabbiando da troppi decenni. E su questo devo dire che le risorse del PNRR sono sicuramente una risposta importante, ma oltre a queste altre risorse che di qui a breve saranno naturalmente attuate e quindi entro il 2026 speriamo di vedere realizzate quelle opere infrastrutturali che sono fondamentali. Poi ci sono altre politiche che possiamo portare avanti insieme, che sono quelle della prevenzione dei rischi idrogeologici, piuttosto che sismici, cioè questa è una parte del nostro paese che ha molte cose in comune e quindi deve poter fare squadra per poterle ottenere. Presidente, lei ha detto il governo, il Paese Italia torni a programmare. Beh, assolutamente sì, fino adesso e ormai da troppo tempo inseguiamo le emergenze, inseguiamo le catastrofi naturali, parlo dei terremoti piuttosto come abbiamo potuto vedere delle varie situazioni conseguenti anche ai cambiamenti climatici, alluvioni e quant'altro. Se noi non impariamo a programmare e avere una visione a lungo termine, quindi con interventi strutturali preventivi che servano proprio ad evitare la catastrofe che poi si verifica, io credo che consumiamo ingenti risorse, ma poi in realtà non siamo efficaci per i territori. Io quello che ho fatto in questi 3 anni, dove ho cercato di gestire tutte le emergenze che abbiamo avute, e ne abbiamo avute tante, quelle di tutti, noi in più abbiamo la gestione del terremoto rispetto alle altre regioni d'Italia, però ho cercato di portare avanti anche progetti di lungo termine con una visione che stiamo cercando di realizzare. Ecco, questo se lo mettiamo in campo proprio come sistema paese, io credo che un paese come l'Italia possa veramente dare delle belle soddisfazioni. Cinzia Tardoni, Presidente Giovani Confindustria Umbria. Io partirei da queste 3 parole: sostenibili, innovativi, autonomi, che è il titolo proprio di questo incontro di oggi. Perché nel contesto odierno questi 3 termini, questi 3 sostantivi sono così importanti? Buongiorno, sono così importanti questi 3 sostantivi perché sono la chiave di accesso alle imprese di domani, sono la chiave del futuro, noi imprenditori l'abbiamo capito, le nostre imprese sono ormai orientate tutte alla sostenibilità, all'innovazione e all'autonomia, intesa come quell'efficienza che riesca insomma, a garantire una minore indipendenza verso l'approvvigionamento estero che in momenti di incertezza può essere compromesso. Pertanto queste sono le parole chiave, i giovani imprenditori le hanno fatte proprie, hanno voluto sviluppare questo forum proprio per approfondirle con massimi esperti, istituzioni e anche insomma grandi rappresentanti del mondo industriale. Ecco, quella di oggi è anche un'occasione di confronto con altre realtà dell'Italia centrale. Perché anche questo fattore è stato fortemente voluto da giovani di Confindustria? Questo è un fattore assolutamente strategico perché da soli sì si può fare qualcosa, ma tutti insieme riusciamo a raggiungere grandi risultati, perciò abbiamo voluto tanto questa alleanza con le regioni del centro proprio per portare a casa un grande risultato e unire le nostre voci per temi che sono assolutamente di importanza trasversale per le nostre regioni del centro Italia. Presidente, situazione veramente molto complicata, stiamo chiudendo il caro energia. Quali sono le vostre priorità? L'ha citato bene, la prima delle nostre priorità in un momento così complesso per la manifattura e quindi per la bilancia commerciale, per la stabilità dei conti italiani, intervenire in maniera massiccia sul rincaro delle materie energetiche è essenziale. Dobbiamo intervenire in maniera forte utilizzando tutta la finanza disponibile. Quando anche nella finanza pubblica rimanessero delle risorse, noi abbiamo chiesto di concentrarle su un intervento shock sul taglio del cuneo fiscale contributivo, un intervento auspicabilmente da 16 miliardi che metta sostanzialmente una mensilità in più all'anno per i lavoratori under 35 mila euro di reddito. Non c'è spazio in questo momento, a nostro giudizio,
per interventi, come dire, frutto della pur legittima campagna elettorale. Ci sarà tempo e momenti migliori per intervenire su tutto il resto. Oggi le poche risorse disponibili vanno concentrate su energia, sul lavoro e sull'attenzione ai conti pubblici. Riteniamo non in questo momento, poi il governo fa il governo, noi facciamo la nostra parte e peroriamo interessi, però questo è il momento in cui tutto va focalizzato su queste due grandi emergenze. Presidente, come rientra in questo ambito sostenibilità e innovazione che sono gli argomenti caro? Sono il driver del presente naturalmente, ma anche dell'immediato futuro, perché abbiamo toccato con mano quanto la sostenibilità incida come elemento di competitività, ma anche come possibile alert nel caso in cui non venga gestito bene dalle nostre aziende, ma anche dal nostro governo in chiave europea. Cito soltanto, per non dilungarmi, come dire, la preoccupazione che abbiamo sul regolamento europeo sul riuso, che sostanzialmente abbatte completamente il riciclo, su cui noi abbiamo investito tantissimo. Quindi driver del presente, innovazione, industria 4.0 è l'elemento principe, è stato l'elemento principe della poca crescita di questi anni, quindi da lì e da altre misure occorre ripartire.